Una vera e propria resurrezione nel cuore del centro storico giarese. Per oltre mezzo secolo nell'oblio il complesso monumentale della chiesa del convento di Giarre è stato riaperto e finalmente restituito alla città e quindi alla sua storia. Proprio attorno alla chiesa settecentesca che sorge alle spalle del Duomo si è sviluppato il primissimo agglomerato urbano della città. Le cripte venute alla luce già nel dicembre del 2006 ad opera della soprintendenza di Cataria, ieri hanno suscitato particolare interesse tanto da richiamare studiosi, amanti dell'architettura ma anche della storia e tanti cittadini. L'impianto di illuminotecnica della chiesa ha esaltato i tratti architettonici di un luogo sacro tutto da scoprire che nasconde ancora oggi mille misteri. Abbiamo recuperato, messo in sicurezza, sistemato ovviamente gli altari, i marmi degli altari, le finestre, tolto, ripulito appunto tutte le finestre, non solo, abbiamo sostituito anche le finestre, abbiamo rifatto qui sotto come la pavimentazione che era tutta sgretolata, abbiamo ripreso anche l'altare qui, abbiamo anche trovato alcune cose di cui poi l'architetto Fiorenza, che vi presenterò, può ben parlare. E adesso stiamo chiedendo un intervento del FEC, del Fondo per il Culto, siamo in addirittura d'arrivo, faremo l'esterno, la facciata esterna e la pavimentazione, ma comunque già il sito è fruibile per tutti i giaresi. Dopo una visita ufficiale di Sua Eccellenza Monsignor Aspanti ci sarà anche, saranno calcolate le giornate assieme al ciprete Don Nino Russo, che ringrazio davvero per la sua sensibilità. La datazione storica esatta è 1729-30, che sancisce l'arrivo degli agostiniani scalzi a Giarre. Non da Messina, ma per volontà del vescovo di Catania, Monsignor Andrea Riggio, lo viene invitato il convento di Valverde a trasferire anche a Giarre l'ordine dei Agostiniani Scalzi. L'ordine dei Agostiniani Scalzi, a proposito del luogo in cui ci troviamo, aveva una missione, una missione che sanciva una pietas per i defunti. Si dà a nuova luce uno dei monumenti storici più antichi e più, come dire, importanti della città, importanti per quello che rappresenta in termini di storia di questa comunità. Attorno a questo luogo, a questo quartiere, nasce l'originaria Giarre, da cui poi si è svilupperata la nostra città. È importante perché era un luogo che sembrava destinato all'oblio, era destinato al continuo deteriorarsi del tempo, ma invece attraverso l'azione portata avanti dalla comunità parrocchiale del Duomo, da Don Nino Russo, nel caso in specie il parroco, con l'ausilio importantissimo di questo gruppo di mecenati, che tali possiamo definire, il professore Gianfranco Pappalardo Fiumara, insieme all'architetto, che hanno proprio prestato la loro disponibilità sia intellettiva ma anche economica, e hanno contribuito a riportare questo primo passo in avanti, la riapertura, la visitabilità, di un luogo veramente fantastico.